Gentili ascoltatori, buonasera da Roberto Bortoluzzi in studio. Questa sera collegamento con lo stadio Romeo Menti in Vicenza e più precisamente con Casa Vicenza per la trasmissione L'Ane nel Cuore. Con i nostri inviati Luisa Nicoli e Cesare Viero, a voi la linea. Siamo pronti a augurarvi una buona serata, grazie per aver scelto Stella FM anche per questa sera e per questo mercoledì 14 di aprile. Come sempre il mercoledì in metà di settimana noi partiamo dritti dritti con l'avventura del calcio e come sempre naturalmente c'è l'Ane nel Cuore. Buonasera da parte di Cesare Viero, Luisa Nicoli a mio fianco. Subito vi ricordo il numero che è molto importante perché abbiamo un grande ospite anche questa sera per interagire con noi, i vostri WhatsApp al 345-7959-749. Avremo di più di un'oretta per chiacchierare con Luisa. Stasera da Casa Vicenza in diretta come sempre su Radio Stella FM, radio ufficiale del Vicenza Calcio, abbiamo un grande ospite, abbiamo Yarivan De Putte che non abbiamo mai avuto l'occasione di avere l'Ane nel Cuore, quindi faremo una bella chiacchierata come sempre parlando del campionato, parlando di calcio, parlando anche della sua carriera, della sua passione calcistica, un po' della sua famiglia, perché come dico sempre ci facciamo un po' i fatti dell'ospite anche extra calcio. Intanto benvenuto Yari. Grazie mille, buonasera. Allora, prima di iniziare l'intervista, due comunicazioni. Una è inevitabile, oggi è il 14 aprile e per Vicenza, e non solo per Vicenza, per tante città d'Italia è una giornata triste ed è una giornata speciale perché 9 anni fa, durante la gara Pescara-Livorno, moriva Pier Mario Morosini, centrocampista bergamasco che ha vestito la maglia dell'Ane dal 2007 al 2009 e poi nuovamente nel 2011. A Vicenza è nata l'associazione Morosini che porta il suo nome e opera in suo ricordo nella promozione soprattutto dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori e per portare i defibrillatori sui campi da calcio. Non possiamo non dedicare due parole in apertura di questo appuntamento a Pier Mario, che è stato un giocatore del Vicenza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. È stato un amico, una persona davvero speciale e Pier Mario resterà nei cuori di tutti i vicentini. L'ha ricordato anche la società oggi con un post su Facebook. Sono passati 9 anni, ma quel 14 aprile ha segnato tutti noi che volevamo bene a Pier Mario assolutamente e sarà per sempre così. Allora, chiusa questa parentesi doverosa, Pier Mario nel cuore, dobbiamo darvi un'altra notizia perché oggi c'era all'asta, Yari, la maglia del tuo compagno Luca Rigoni. Si chiudeva l'asta lanciata dal Vicenza, asta benefica, perché ricordiamo l'OTB Foundation fa tutta una serie di iniziative di beneficenza, anche nell'era Covid è stata molto vicina alle strutture sanitarie, alle famiglie che avevano bisogno. Si è chiusa l'asta alle 18 mi pare di oggi, quindi da poco più di un'ora, è andata all'asta per 500 euro la maglia di Luca Rigoni. Buona direi. Buonissima. No? Vale? Sì sì certo. La maglia di Yari quanto vale invece? Non lo so. Secondo me vale anche la tua se la mettessero all'asta. La maglia di Luca Rigoni, tra l'altro vicentino doc, certo, sì. Cresciuto qui, tornato qui. Tra l'altro questo è un periodo di traguardi, di presenza in maglia biancorossa. Stefano Giacomelli ha festeggiato a Reggio 269 partite in maglia dell'Ane, superando di una gara Mimmo Di Carlo, che in conferenza è diventato il quinto ufficiale nella classifica assoluta del Vicenza, proprio davanti a Mimmo, che scherzando sabato in conferenza stampa prepartita ha detto: bene, adesso che so che mi supera non lo faccio più giocare perché il record è mio, me lo tengo io. Ovviamente scherzava, ma insomma è un momento di traguardi importanti. Insomma, 500 euro per la maglia di Luca Rigoni, che tra l'altro mi collego a questo discorso e resto su Luca Rigoni, ma chiedo a te, così ci togliamo subito via il dente e via il dolore, di cosa è successo domenica a Reggio. Cosa è successo domenica a Reggio Calabria, come ad Ascoli, questo Vicenza che aveva fatto sognare tanto i tifosi in quest'ultimo periodo? Sì, cosa è successo? Guarda, noi abbiamo visto tutti, credo, no? I primi 10 minuti non siamo stati abbastanza cattivi per affrontare la partita, credo, no? L'abbiamo visto e lo sappiamo anche tutti noi della squadra. Sappiamo che cosa e dove abbiamo sbagliato. E da lì dobbiamo ripartire come abbiamo anche fatto in passato.
che comunque dopo una sconfitta si riprende subito il giorno dopo, che abbiamo fatto anche adesso, e continuiamo a lavorare e a lavorare dove abbiamo sbagliato e niente, guardiamo avanti. L'avete analizzata, immagino, in questi giorni col mister? Sì, certo, abbiamo analizzato subito il giorno dopo, abbiamo parlato subito della partita, però c'è da dire che non abbiamo anche drammatizzato la situazione, okay. Diciamo, non troppo, ovviamente. Certo. Ovviamente abbiamo ti valutano parlato. Gli errori per non esatto. Certo. E poi dopo siamo iniziati subito a preparare la partita di sabato, che sarà sì contro Lecce, che sarà importante. E quindi quello è la cosa più importante anche per la squadra, per non rimanere nel quell'ambiente quel pensiero di degli errori, della negatività che c'era un po', giustamente, però adesso abbiamo la testa già per sabato. È che due sconfitte consecutive non vi capitavano, cioè, esatto, non era successo ancora quest'anno ancora, quindi sono rimasti tutti un po' così, anche perché era il momento in cui i playoff erano un sogno, erano un pensiero, però si guardava magari a qualcosa di più, non era ipotizzabile un doppio... No, io comunque devo dire che dall'inizio anno l'obiettivo è stato sempre di salvarci, quello non è mai cambiato, neanche quando abbiamo fatto due o tre vittorie di fila. Poi non vuol dire che parliamo di altre cose, noi comunque è stato questo l'obiettivo principale dall'inizio stagione e ancora oggi, quindi adesso abbiamo le ultime 5 partite che affrontiamo, è un poco meno di certo. Un mese. Sì, adesso sì, quindi abbiamo sabato Lecce, poi martedì subito Lentella, che Chiavari, sono due partite e poi sì, Brescia. Esatto, e quindi noi facciamo adesso partita per partita, dobbiamo fare il massimo, anche più del massimo, certo, per essere tranquilli, diciamo, nella classifica. E solo quello dobbiamo fare, pensare alla salvezza, niente di più. Il morale com'è nel gruppo? Voi vi state allenando in questi giorni, com'è il morale? No, il morale è molto... molto, molto bene, cioè, come sempre, noi anche la nostra forza, diciamo, della squadra, che siamo una squadra unita, che sono tutti amici, che lavora bene tutti i giorni nel campo, con la testa giusta, quindi siamo anche tranquilli negli allenamenti, che, come ho detto prima, sappiamo dove abbiamo sbagliato e non guardiamo un giocatore solo, perché alla fine siamo noi tutti 25-26, non mi ricordo quanto siamo, però è quello che dobbiamo andare avanti come squadra, e così ci alleniamo e affronteremo le ultime 5 partite. Oggi, tra l'altro, qualche acciaccato in casa biancorossa, qualcuno che non sta benissimo c'è, ovviamente ora di sabato si vedrà, si farà la conta poi venerdì su chi sarà a disposizione del mister, qualche acciaccato tra Meggiorini, Lanzafame, Dal Monte, Nalini ci sono, e quindi lì vediamo i prossimi giorni l'allenamento come andrà. Tu stai bene? Io sto bene, io sto bene, ho avuto un po' di tempo per riprendermi dopo la pubalgia che ho avuto, perché comunque è una cosa che non brutta bestia, sì, che dice. Non sparisce subito, non va via subito, poi magari va, torna, cioè ti sembra che sia un po', e che poi quando sono tornato ancora un po' di fastidio sentivo, perché è normale, non è una cosa che ci vuole un po' di tempo. Però il dolore o il fastidio, diciamo meglio, era fattibile, era per andare sopra, però poi comunque ti manca anche il ritmo delle partite, allenamenti, quindi ci vuole un po' di tempo, però comunque adesso mi sento bene, sto bene fisicamente, quindi c'è niente per andare piano, quindi adesso poi devo e posso spingere bene, anche perché, come dicevi tu, questo ha un po'
rallentato, nel senso hai avuto più bisogno di ritrovare la condizione, il ritmo partita, cioè non è facile dopo essere stato fuori un po'. Esatto, sì e no, anche comunque per il campionato un po' strano quest'anno, che ci sono tante partite ravvicinate. Sì, in pochi giorni, ogni tre giorni c'era una partita, quindi poi anche in allenamento non puoi lavorare come il solito, anche gli allenamenti devono essere diversi giocando così tanto. Certo. E quindi anche dopo un infortunio è più difficile ancora per migliorare il fisico, il ritmo, certo. e quindi per quello comunque sì, ho voluto un po' di tempo di riprendermi, però comunque sono contento adesso come mi sento, come sto andando in campo. Adesso Yeri Van de Put è al 70%, 80%, può crescere ancora? No, ma posso sempre crescere, anche se sto... Bene. Anche se ho fatto, sì, anche se ho fatto 11 assist per esempio come l'anno scorso, c'è sempre spazio per migliorare e di crescere, quello comunque è il mio pensiero, anche se sto bene, comunque sì, dopo manca il gol quest'anno, ieri manca il gol, manca un assist, qualcosa che mi dà quella spinta da dietro, però l'importante adesso è vincere, non importa chi fa l'assist, non importa chi fa il gol, l'importante adesso è la squadra, e la squadra deve vincere, vinciamo insieme, quindi se faccio gol sono contento, se non faccio certo. gol però vinciamo sono contento lo stesso. L'importante è quello, contanto sono i tre punti alla fine. Senti, arriva adesso, dicevamo, ci sono tre partite in una settimana, Lecce, Chiavari e Brescia, di due in casa e Lentella in trasferta. Arriva un Lecce secondo in classifica che ha perso con la Spalla in casa, veniva da 6 vittorie consecutive, arrivano belli carichi. Esatto, sì, abbiamo già giocato contro ovviamente, sì, nell'andata. Sappiamo che è una squadra forte e sono anche secondi in classifica per quello ovviamente, però noi comunque sappiamo che abbiamo anche possibilità di fare qualcosa di importante, una prestazione importante, quindi come stiamo lavorando adesso continuiamo a fare in questi ultimi due giorni, poi sabato daremo il massimo, il 200% per fare anche il massimo per la nostra squadra, per il Vicenza, per i tifosi, certo. anche e soprattutto dopo le due sconfitte. Sono un po' arrabbiati i tifosi, anche sui social, su Facebook. Giustamente, mi metto sempre nel... non so come è detto... che mi mettono nel posto loro, sì, c'è un detto, no? nei panni del, sì, del esatto, tifoso. Bravissima. Ma parli benissimo italiano, dobbiamo dirglielo, Cesare, perché è belga. Sì, parla sì, italiano però, benissimo. Grazie, no, però non mi ricordavo. Mettersi nei panni indetto. Degli altri. Esatto, va bene. E quindi giustamente sono arrabbiati, ma è giusto così. Però eravamo arrabbiati anche noi come abbiamo confrontato o giocato queste ultime due partite, perché comunque i tifosi meritano anche di più, perché ci sono stati sempre vicini e per quello noi sabato dovremo fare una o dare una risposta anche per i tifosi, ovviamente. Assolutamente, anche perché tra l'altro arriva un Lecce, dicevo prima, come dicevi tu, è secondo in classifica, sta puntando alla promozione diretta senza i playoff, alla Salernitana a un punto, quindi io ho intervistato, ho parlato ieri con Cristian Maggio, ex biancorosso, giocatore di Vicenza, che gioca adesso a Lecce, e lui mi confermava che loro arrivano belli certo, posti, certo, belli carichi. Sì, certo, ma giustamente anche loro sono nel momento importante nel sì. campionato, però sappiamo comunque che arriveranno carichi, però comunque qua a Vicenza, a casa nostra, devono o almeno dobbiamo provare di farli soffrire come sappiamo con la forza della squadra e quello che anche faremo sabato. Tra l'altro è anche vero che il Vicenza, con le squadre che stanno nella parte alta della classifica, ha fatto sempre prestazioni di livello, voglio dire Lecce, Salernitana, Venezia, anche con l'Empoli allo Stadio Menti, sì. L'Empoli ha vinto
al di là dell'ultimo minuto, Derrigo, lasciamo stare, sì, è finita 1-0, però il Vicenza ha giocato alla pari con le squadre che stanno davanti. Giusto, sì, assolutamente sì. Sappiamo che comunque il campionato B è Cittadella, Chievo, voglio dire, sì, quelle sono tutte le squadre che per me è stato il primo anno in B, sono tutte le squadre, sono forti, non c'è nessuno che dice adesso oggi posso andare piano, perché se vai poi piano perdi anche con l'entella, esatto, come è capitato all'andata, sì. E quindi noi comunque affrontiamo ogni partita come fosse l'ultima partita del campionato, e poi dobbiamo vincere. Poi ci sono errori, come è successo domenica, che dobbiamo cercare di togliere, però la voglia e la testa è sempre quella di fare il massimo e di vincere ogni partita. Tu tra l'altro sei nella lista dei rigoristi? Sì, io ci sono, però ovviamente c'è Giacomelli, c'è Meggiorini, ovviamente, certo, sono le prime scelte, ovviamente, giustamente. Però sì, però se capita. gli ultimi errori, i tifosi suggerivano, dopo ti faccio anche le domande che sono arrivate, che no, ma sono cose che sono cose succede, sì, su Giacomelli, sì, sono cose che succedono, ovviamente adesso parlano tutti che deve cambiare, però se non lo tiri non lo puoi sbagliare, quindi comunque Jack è uno che prende sempre la sua responsabilità di prendere un rigore, certo, o di qualsiasi cosa, quindi su quell'aspetto Jack è un esempio anche per la squadra, per i più giovani, poi certo, soprattutto, quindi non dobbiamo puntare il dito a no, Giacomelli, certo, perché adesso certo ha sbagliato due rigori, non c'entra niente. Allora, noi ci fermiamo, Cesare, abbiamo la pausa musicale. Tra l'altro parla dei giovani. Lui ha 25, è compiuti a febbraio. 25, sì. Vabbè, ecco. È per quello che ha scelto Justin Bieber. Esatto. Allora, Iari, è un piacere averti qua questa sera con l'anno nel cuore. Naturalmente ricordo. Parla benissimo italiano, sì, no, ormai davvero. Dopo 4 anni ormai è giusto così, è molto bello, anche se serve questo accento un po' così sul francese. bello. Allora, il nostro numero, lo ricordo, è 345 7959 749, per i vostri messaggi. Iari Valdeputa è il nostro ospite, ci prendiamo una pausa con la canzone che lui ascolta. Quando l'ascolti? Magari quando sei arrivando allo stadio? Sì, quando sono in macchina andando al campo. Ti dà un po' di carica, ti piace? Carico no, perché non è un pezzo, è un po' più tranquillo degli altri. Sì, è un po' più tranquillo, sì, sì. È musica che mi piace, quindi la metto allora, quando sono in macchina. Facciamo così, Justin Bieber con Peaches. Ok. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Ritorniamo.
torniamo assieme. Ci siamo ascoltati una bella canzone di Justin Bieber. Siamo con Jari Van de Putten. State ascoltando Stella FM e la radio ufficiale del Vicenza Calcio. Cesare Viero, subito il microfono a Luisa Nicoli per naturalmente la seconda parte di questa nostra serata con il nostro grande ospite. Con Jari Van de Putten. Allora, adesso sono arrivate anche delle domande anche dai colleghi, quindi io approfitto. Ti chiedono sia Daniele, salutiamo Daniele Scaramella di biancorossi.net e anche Corrado Ferretto che sarà con noi in onda domani sera su Radio Stella FM, tutti insieme a parlare di Lane, che ti chiedono una domanda abbastanza simile: qual è stata la differenza che hai sentito di più passando dalla Lega Pro, cioè dalla Serie C alla Serie B, dal punto di vista fisico, tecnico, quali sono le differenze? Allora, sull'aspetto fisico onestamente non è cambiato tantissimo, perché comunque ci sono dico che sono stato nel girone C Lega Pro, che comunque è un girone anche molto fisico, sì, con la Viterbese, quindi su quell'aspetto lì non è cambiato tantissimo. Sull'aspetto del gioco proprio, il ritmo è molto più alto, e come ho detto anche prima, tutte le squadre dal primo all'ultimo sono squadre difficili, forte, che comunque ti possono mettere sempre in difficoltà. Se abbassi un attimo la tensione, ti possono mettere in difficoltà. E quello magari in Lega Pro hai quelle squadre lì che puoi essere più tranquillo, diciamo, con tutto rispetto ovviamente, però quello nella Serie B non è il caso, diciamo. Devi stare sempre attento, perché sono tutti forti, tutti i giocatori con tanta qualità, e ti possono sempre mettere in difficoltà. Tu hai trovato delle, non voglio dire delle difficoltà ad adattarti alla categoria, cos'è che... Beh, difficoltà enormi no, diciamo che ero, non so se è la parola giusta, ma sorpreso magari delle qualità di tutte le squadre, livello. Sì, perché non mi aspettavo che tutte le squadre erano così forti, perché comunque vedi che comunque scendono in campo con, certo, con giocatori che hanno tante anche esperienza, che hanno giocato anche in Serie A, quindi magari quello è l'unica cosa che all'inizio stagione ero un po' sorpreso, però nel senso buono di sorpresa, sì. Qual è la squadra che ti ha impressionato di più? Ormai le abbiamo incontrate tutte, alcune due volte, alcune una sola. Quella, sì, che ti è piaciuta di più, quella che ti ha impressionato di più? Allora, il Lecce, c'è da dire anche che se non c'ero io quella partita nell'andata, perché ero infortunato. Comunque sì, l'ho, certo, visto lo stesso, è una squadra forte che mi ha impressionato. E per il resto c'è ovviamente l'Empoli anche, che gioca bene, e quindi quelle due sono secondo me le squadre che giocano, potrebbero anche, sì, andare in A direttamente, sì, quindi, sì, secondo, sì, te, secondo me sì, sì, che tra l'altro sono prima e seconda in questo momento, esatto, però l'Empoli ormai è molto vicino anche, sì, una, sì, partita, sì, da recuperare, esatto, per giusto, cui giusto, sì. Lecce deve stare un po' più attento, noi speriamo di dargli un dispiacere, esatto, sabato. Sì, faremo di tutto per, esatto, per mandarli a casa con poi faranno 12 punti nelle altre 4 partite, quello che mi va, quello mi va bene, a quello a me non mi interessa, no, però esatto, sabato purtroppo, però sabato mi dispiace per loro, vero Jari, ma devono pagare dazio qui a Vicenza, tra l'altro, sì, faremo il massimo, salutiamo ovviamente Corrado e Daniele per le domande che ci hanno inviato. Senti, tu dicevi proprio Lecce ed Empoli, all'andata il Vicenza era passato anche in vantaggio con il gol di Marotta e poi è stato recuperato, non ci sarà Mancosu, che è stato operato di appendicite e quindi è fuori da marzo, c'è però Coda che ha fatto capocannoniere della Serie B, 21 gol, sta viaggiando a una marcia incredibile. Sì, sì, no, esatto, sappiamo che è un giocatore forte, importante, però credo che la squadra intera comunque del Lecce che
che è molto forte, quindi non solo non guardiamo solo Coda, che certo, comunque sì, sappiamo che è pericoloso, molto pericoloso, lo sappiamo, però non dobbiamo guardare solo a noi, ovviamente guardiamo a tutti gli 11 che scenderanno in campo di loro. E comunque sì, sarà una squadra, una bella partita sabato, una bella partita con comunque due squadre, perché io sono convinto che loro sono forti, ma siamo forti anche noi, quindi... Il Vicenza non è quello di Reggio. Come? Il Vicenza non è quello di sabato, di domenica. No, assolutamente no. Sì, no, sarà una bella partita, sono convinto che sono due squadre che scendono in campo con tanta voglia di vincere, tutti e due, quindi mi aspetto una bella partita. Senti, parliamo un po' di te, calcisticamente parlando intanto. Allora, tu arrivi dal Belgio, arrivi, esatto, da Ghent. Intanto la passione per il calcio come è nata ieri, quando eri bambino? Allora è nato perché avevo il fratello che giocava a calcio nella squadra di Ghent, quel momento lì. È il fratello più grande? Sì, più grande, 6 anni più grande. E lui giocava lì, quindi io poi ovviamente come piccolo giocavo al campetto di fianco con amici, e da lì e poi è nata la passione. Così un giorno mi hanno invitato per fare una prova, e da lì è nata e partita un po' la mia passione. La tua avventura. Sì. E tuo fratello gioca ancora? No, non gioca più. In realtà lui ha smesso e hai continuato tu? Sì, sì, sì. Come si chiama tuo fratello? Peter. Peter. Sì, sì. Quindi è stato per questo, insomma, che ti sei avvicinato al calcio? Era in casa, in famiglia, ce l'avevi? Sì, esatto, sì, sì. Anche poi il mio papà era dentro il calcio, quindi. Quindi la famiglia di calciatori. Quindi era dentro la famiglia, diciamo, ero tutti i giorni, erano pallone, c'era presente il pallone, quindi poi è normale che nasce questa passione. Certo. Sì. Senti, raccontaci un po' di Ghent, della tua città. Allora, per me la città più bella che c'è in Belgio, ovviamente. No, a parte scherzi, comunque sì. Beh, ma è giusto, scusa, la tua città. Sì, sì, sì. ci sono tante città belle in Belgio. Comunque Belgio è piccolo, però molto molto carino, molto bello. Poi la città dove sono nato, Ghent, è molto bella, storica anche. E quindi io lo consiglierei a tutti, se capita, certo, di stare in Belgio, di fare un giro appena al centro. Il Covid ci lascerà, sì, cominciare, sì, a girare. Presto, sì. Speriamo presto. Belgio, Ghent, la segniamo nella... The place to be, come dicono, okay, in inglese. Bisogna andarci, insomma, un po', esatto, da vedere, esatto, assolutamente. Senti, allora, tu hai iniziato lì, hai fatto le giovanili nel Ghent, sei arrivato in prima squadra. Sì, giusto, sono iniziato lì a Ghent, poi mi sono trasferito 2 anni a Bruges. Però poi dopo sono tornato a Ghent di nuovo, che mi trovavo comunque meglio, anche stando a casa, certo, vicino anche a famiglia e amici, o almeno più vicino, perché non è molto lontano Bruges. Altra città che consigliamo di andare, sì, a vedere. Sì, 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 ma non come Ghent, però prima Ghent, ok, prima Ghent, poi facciamo una classifica, poi se c'è, prima Ghent, se c'è ancora se c'è un po' tempo, di tempo si va a Bruges, puoi andare anche, okay, a Bruges, quello. E sì, poi ho fatto, quindi la maggior parte dei giovanili ho fatto lì a Ghent, poi sono stato 6 mesi nella primavera, e dopo i 6 mesi mi hanno inserito nella prima squadra. Prima squadra. Sì, sì. Quindi tu hai esordito in prima squadra? Sì, 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 ho esordito in prima squadra. Ti ricordi l'esordio? Sì, me le ricordo benissimo, sì, 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 ho fatto anche un assist subito per il 2-1, che alla fine abbiamo vinto. Sì, 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 quindi me le ricordo come fosse allora stato ieri la partita, sì, sì, sì. Contro chi? Contro Waasland Beveren si chiama la squadra. Certo. Sì, sì, sì. Te l'ho fatto dire a te perché io con le pronunce... la squadra stare con il nome più difficile della classifica. No, vabbè, ma poi tu sei andato... Allora, Roseler. Russelaar. Russelaar. Sì, sì, vedi Russelaar, che non devo pronunciarle, sì, io. Però, bravo, comunque, sì, 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 sì. Beh, lei dove è più, subito lei in dove è più facile, intendere, perché lo conosciamo tutti. Meglio. No, sono stato un anno lì in prestito.
e poi sono andati 2 anni in Olanda a prestito anche. Alla Eindhoven. Alla Eindhoven, sì, esatto. Sì. E poi è iniziato la mia avventura qua in Italia. Ma raccontaci come sei arrivato in Italia, perché tu eri alla Eindhoven in Olanda. Sei andato a scadenza di contratto, giusto? Sì, esatto. Io ero in scadenza quell'anno lì e dopo quell'anno abbiamo deciso di non continuare la... Ma come ti hai ritrovato in Olanda? No, io mi sono trovato molto bene perché comunque è il calcio lì è più... cioè, insistono proprio a giocare a pallone, cioè a calcio da... anche cioè non vogliono vedere che buttiamo la palla lunga, quello è odiano odiano proprio questa tecnica, sì tecnica, giocare sempre da dietro, impostare e quindi l'azione, sì certo. fisicamente devo dire che l'aspetto lì è molto meno pesante del Lega Pro per esempio, uh-huh. o la Serie B, quindi lì è tutto tecnica, tutto giocare da dietro, quindi per quello mi sono trovato molto bene. Però poi devo dire che quando sono arrivato qua in Italia è una cosa che poi ho sofferto, ovviamente il fisico, cioè l'aspetto fisico, non averlo così confrontato in certo. questa maniera come comunque giocano qua in Lega Pro col fisico, molto un aspetto molto importante. All'inizio avevo sofferto quell'aspetto lì. E poi se arrivi in Italia, raccontaci un po' come è finita, appunto, dicevamo, chiuso la... Sì, allora avevamo deciso di non continuare insieme con Ghent e purtroppo ovviamente non stavo dietro 100% alla scelta, ovviamente, perché facendo tutto il giovanile lì, certo. Però purtroppo questo il calcio è così, sì. se a volte dobbiamo prendere altre strade che poi poi comunque va bene. Allora un giorno mi chiama mio procuratore, che conosceva qualcuno, un procuratore qua in Italia, sì, che aveva una squadra per me, la Viterbese, e dicendo che il giorno dopo subito potevo partire, e quindi non ho pensato due volte. Ho detto, accettato subito l'Italia. Sì, ho accettato subito, perché comunque volevo fare qualcosa di nuovo, una avventura nuova anche nell'estero. Quindi quando è arrivato anche poi un'offerta dell'Italia, che a quel momento lì ho pensato l'Italia anche Pro, un paese molto, molto bella, l'Italia si sta bene, quindi non ho pensato due volte, ho detto subito sì, va bene. Il giorno dopo sono salito. Anche se era Serie C, dico, quindi hai accettato anche la categoria, nel senso... Sì, no, perché poi ovviamente il mio procuratore mi ha detto comunque che la Serie C non è un campionato basso, diciamo, certo. Comunque è un livello importante, a livello buono, quindi me l'ha consigliato di farlo e non ho pensato due volte. E lì hai conosciuto il primo pezzetto di Vicenza, perché l'allenatore della Viterbese che hai avuto tu, poi hai avuto anche Gianni Lopez, sì, esatto. Che è stato il capitano storico del Vicenza, che ha vinto la Coppa Italia. Sì, esatto. No, con lui mi sono trovato molto bene, perché comunque l'idea di gioco che ha, comunque a me anche mi piacciono, e ci siamo trovati bene, almeno da parte mia, anche spero da parte... Assolutamente, da parte parla tua. Sempre benissimo di te, no, anzi. No, lo so. Anzi. Quindi, sì, no, era un piacere anche lavorare con lui, sì. Quando l'abbiamo cominciato a chiamare per dirgli guarda che il Vicenza vuole prendere Jari van de Putte, lui ci rispondeva al telefono: non ve lo diamo, io me lo tengo, è bravo, me lo tengo qui. Sì, lo so, no, comunque sì, grande stima avevo, di te. Sì, avevo parlato anche con lui ovviamente prima di venire qua, quando c'erano ancora le voci, sì, comunque sì, me l'ha detto anche lui che voleva che stavo lì ancora di tempo con lui, comunque però
anche lui deve, o ha detto la verità del Vicenza, certo, della città, dei tifosi che sono meravigliosi, quindi ha detto se hai questa possibilità non vai, certo, poi certo, cioè, devi andare. Assolutamente. Devi andare sempre, ha detto. Approfittiamo per salutare il capitano, resterà il capitano per sempre dopo che ha vinto, esatto, la Coppa Italia, che Vicenza non ce le vogliono i capitani che sono venuti dopo, ma insomma ha scritto pagine di storia insieme a quella squadra in cui aveva come compagno Mimmo Di Carlo tra gli altri, e quindi hanno scritto veramente delle pagine importanti. Senti, l'esperienza comunque alla Viterbese com'è stata, la prima esperienza in Italia? No, è stata molto molto bene. C'è da dire che comunque i primi credo 4-5 mesi io avevo un po' di fatica, sì, per adattarmi lingua, anche per la lingua soprattutto, però è andato abbastanza bene, anche perché avevo un amico lì che adesso è diventato un amico, che parlava in inglese, che è arrivato dopo di me, che parlava inglese, quindi mi aiutava molto, sì, parlava tutte e due le lingue, sia l'inglese che l'italiano, quindi lui mi ha aiutato tanto. Però dopo quei 4-5 mesi sono iniziato a parlare un po' l'italiano, e quindi da lì ovviamente è più facile un po' tutto, più facile tutto anche, certo, per i compagni, ovviamente, che anche loro comunque hanno fatto l'intenzione di provare a parlare in inglese, certo, però non era facile, esatto, ovviamente, certo. Quindi tra l'altro ci scrive Elisa un messaggio per te e dice: da parte mia per Iari, complimenti per come parla la lingua italiana. Tra l'altro ha un accento che è proprio bello da ascoltare. Grazie mille, Elisa. Quindi, tra l'altro ne parlavamo prima, parli fiammingo, inglese, italiano, francese. Esatto, quattro lingue. Puoi andare dove vuoi, tutte queste lingue. No, esatto, puoi andare dove vuoi, si fa per dire in vacanza. Sì, in vacanza, sì. E arrivando sì, appunto è un contratto con il Vicenza fino al 2023. Esatto, esatto. E quindi, giusto? Giusto. Esatto. Intanto resti qua ancora un po'. Sì, 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 certo. Come sì, ti trovi a Vicenza? Molto bene, sì. Mi trovo molto bene, però devo dire che mi mancano i tifosi nello stadio, che sicuramente non sarà il caso solo per me, però credo per tutti. Assolutamente. Anche i tifosi, credo che anche per i tifosi è duro stare lontani, a casa guardando la partita su TV. Purtroppo è un periodo che dobbiamo affrontare e dobbiamo tenere duro, dai. Vi mancano, sì. Esatto, sì, no, giustamente, sì, perché comunque hanno fatto vedere cosa possono fare per noi o cosa possono significare per noi durante una partita. Sì. E quindi è un uomo in più per noi quando sono qua allo stadio, è un uomo in più per noi quando giochiamo in 12, quando ci sono, sì. Qualche punto in più l'avrebbe il Vicenza in classifica con i tifosi allo stadio? Sì, sono convinto di sì. Credo siamo convinti un po' tutti che con il pubblico allo stadio il Vicenza avrebbe probabilmente una classifica diversa. Senti, vuoi dire qualcosa ai tifosi? Vuoi approfittarne, visto che... Allora, no, guarda, voglio dire che questo ultimo mese, poco più di un mese, le ultime 5 partite, che abbiamo più bisogno di loro come prima, ancora di più, comunque anche dopo le 2 sconfitte, che giustamente sono arrabbiati, però abbiamo bisogno adesso di loro, e speriamo di vederci presto, sarà per l'anno prossimo, speriamo, non so quando, però solo quello, starci vicine come sono stati sempre, e noi in campo daremo più del massimo per darci quella soddisfazione che meritano. Lecce, Brescia, Frosinone e Reggiana. Esatto. Sono 5 ancora. 5 partite per fare un regalo ai tifosi, esatto, oltre che centrare questa salvezza che è lì, ma matematicamente ancora non c'è. Sì, no, certo. Quando ci sarà saremo contenti tutti, però non pensiamo a sabato e poi una alla volta e poi da lì andiamo avanti passo per passo.
Senti, parliamo anche un po' di te fuori dal campo. Intanto parliamo della tua famiglia bellissima, hai una bambina. Grazie. Bellissima. Sì, Amelia si chiama, 2 anni e mezzo adesso. Ce la ricordiamo quando sei arrivata a Vicenza alla presentazione con la tua compagna. Era piccola piccola ancora. Era piccolina, sì, una sì, bambola. Sì sì sì, esatto. Sì. È ancora una bambola, un po' più grande. È più grande, sì, adesso è cresciuta tanto l'ultimo anno. Sì, 2 anni e mezzo. Sì. No, devo dire che comunque anche quando arrivi a casa, quello ti dà una forza in più, diciamo. Certo. Quando vedi, penso che parlo in generale per tutti che hanno figli, è la cosa più bella che c'è. Adesso ci dicevi Amelia e Luana, che è la tua compagna, sì, esatto. Non sono a Vicenza. No, adesso sono tornati in Belgio. Sì. Anche per Pasqua volevano stare insieme con la famiglia, giustamente. Certo. Sì, con i genitori. Sì, perché siete lontani, poi con il Covid non è neanche semplice. Esatto, non è facile. Quindi, sì. Stanno in Belgio e comunque stanno insieme, mi fa piacere anche a me, giustamente, che possano stare insieme con la famiglia. Comunque, come hai detto, con questo periodo sì. È duro, non è facile, non è che dici adesso prendo l'aereo e vado in Belgio, vado a casa, non è il caso. Quindi tu da quant'è che non torni a casa? Tanti anni, sì, ormai sono 5 anni che non sono tornato, sì. No, perché poi anche quando finisce il campionato, certo, vado sto insieme con, certo, con Luana e la bambina, con la tua famiglia. Sì, certo. sì. Tra l'altro siete giovanissimi, perché hai avuto una bimba che eri giovanissimo. Sì, giusto, sì, 20 a 22 anni, quindi sì. Anche Luana, credo. Anche Luana, sì, un anno e meno. Sì, sì, un anno in meno, 21. Sì. Tra l'altro, l'anno scorso aveva fatto un post bellissimo ieri, in bianco e nero, con le due mani intrecciate, in cui aveva annunciato il matrimonio con Luana. Esatto. Poi il Covid vi ha rovinato tutto. Esatto, sì, purtroppo sì. Eravamo contentissimi di, certo, di poter annunciarlo anche alla gente, giustamente, però poi purtroppo col Covid abbiamo dovuto spostare tutto. Speriamo che l'anno prossimo possiamo farlo tranquillamente, senza pensieri, speriamo mascherine, senza, esatto, pensare a che cosa succederà il prossimo mese. Tutte le persone che volete. Sì, esatto, perché poi potremo farlo quest'anno, però non con tutta la gente che vorremmo noi averlo, certo, vicino quel giorno lì, perché è un giorno importante, ovviamente, e quindi conviene a farlo quando passerà tutto questo periodo, e farlo insieme con tutti, con tutte le famiglie, esatto, con gli tutti amici, famiglie, sì, anche sì, perché sì, deve essere una festa, quindi. Esatto, deve essere una festa come la vogliamo noi, soprattutto, certo, e non come permette sì, le regole del Covid, sì. Vero. Quindi quello è importante. Voi siete già una famiglia, voglio dire. Sì, certo, sì. Però comunque è una cosa. Fare la festa quando si potrà far festa sul serio, insomma, sì, tutti, esatto, insieme, anche, esatto, perché così resta un ricordo bello di quella giornata. Esatto, sì, giusto. Doversi sposare con le mascherine, ti manca l'amico, il familiare, non sì, credo sì, che sì, sia. No, non è così bello che, cioè, o almeno non immaginiamo così quel giorno importante. Ti facciamo un augurio speciale che l'anno prossimo tu possa veramente arrivare a far festa, sì, con il tuo matrimonio. Senti, a parte la famiglia, che ovviamente Luana e Amelia sono il tuo punto principale, a parte il calcio, hai altre hobby, passioni? Cosa fai nel tempo libero? Per esempio adesso, come Luana e la bambina stanno in Belgio, certo, allora se non sempre che
potendo, perché col Covid è sempre, sì, insomma, esatto. Stavo per dire che adesso comunque non possiamo uscire o fare, certo, non so che cosa, un aperitivo a pranzo per esempio, però di solito se in una situazione normale farei sì quello, una passeggiata anche così fuori, poi altre passioni, sì, con i compagni, bravo, certo, sì, a pranzo prima dell'allenamento. Altre passioni sono, come ho detto l'anno scorso già, le scarpe, mi piacciono le scarpe. Quante ne hai? Quando escono, confessa, quante paio di scarpe hai? Un paio di 20 paio più o meno, sì. Beh, che non so se sono tante, però sì, dai, non è esagerato, però mi piacciono proprio quelli ginnastica anche un po' particolari, un po' così, mm-hmm, quindi per il resto niente, adesso stando da solo a casa gioco tanto sulla Play. Sulla Play. Ma cucini? Abbastanza bene. E per il resto niente. Quindi te la cavi, insomma, cucinare, voglio dire, in casa ti arrangi, senza problemi. Sì. Cinema, libri, ti piace? Adesso vabbè, non si può andare al cinema, insomma, potendo leggere. Cinema, vai al cinema. Sì, al cinema sì, poi parte che con la bambina è complicato. Però prima sì. Prima facevamo spesso con Luana, sì. Libri, no, magari mi capita un libro che è sempre del calcio, magari è quello di Cristiano Ronaldo, di Ibrahimovic, certo, di quelli libri lì sì, però altri libri non mi sono mai piaciuto neanche quando ero piccolo a scuola. Ma a scuola com'era? Iari studente? Tranquillo, sì, un ragazzo tranquillo, sì, direi anche un po' timide. Beh, per il resto sono stato sempre un ragazzo tranquillo a scuola, anche non ho fatto, o almeno non che me ricordo, non ho fatto tanto casino. Spero. Magari i professori pensano che avrebbero qualcos'altro da dire. Sì. No, senti, tifoso del Ghent? Sì, ovviamente. Sì, certo. Sì, anche se quest'anno non stanno andando molto, molto bene, però comunque sì. È la tua squadra. Sì, si riprenderanno l'anno prossimo, sicuro. E il tuo giocatore preferito in assoluto? Al di là del Ghent, voglio dire, un giocatore che ti. Beh, a me. Del passato, del presente, come vuoi. Del passato ce ne sono tanti, ovviamente, Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano. Thierry Henry, beh, ci sono tanti comunque che credo che a tutti, hai fatto dei devono, nomi. Devono piacere, se no del presente. Poi ovviamente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che certo, sono i due che non sono di questo. Ma tu sei più Messi o più CR7? Allora, ho avuto un periodo che ero tutto Cristiano Ronaldo, okay, e proprio contro Lionel Messi. Sì, però quando avevo 15-14 anni, che poi eri tifoso anche a scuola, che era quei gruppi lì, un gruppo era Cristiano Ronaldo, un altro gruppo era quello, te l'ho chiesto perché so che c'era. Però ovviamente adesso che sono più grande, comunque sono, adesso non sono pro Ronaldo e contro Messi, sono pro tutti e due, perché sono tutti e due fenomeni e sono tutti e due da un'altra pianeta secondo me, perché fanno delle cose pazzesche, quindi sì, possiamo solo goderci questi momenti, perché anche sono, voglio dire, a fine delle loro carriere, però comunque però, insomma, sono già più grande, sono comunque decisamente sì. Quindi poi ti piace Mertens, se non mi ricordo Mertens, male, sì, l'avevi detto dire in un'intervista. Anche Mertens, sì, che belga, che belga, gioca anche qua in Italia, quindi sì, anche lui per me è un esempio, sì. Mi ricordavo che l'avevi citato in qualche intervista passata, Dries Mertens. sì, ha fatto più o meno. Lo conosci? L'hai conosciuto? No, mi piacerebbe comunque un giorno, speriamo. Però comunque ha fatto, sì,
non un esempio per me, perché ha fatto più o meno lo stesso percorso, sì, più o meno lo stesso percorso di me, che è arrivato anche al Napoli in Serie A, quindi anche tu. Sì, magari un giorno, speriamo. Magari no. Col Vicenza. Sì, speriamo bene, sì. E penso che sia il sogno di giocare in Serie A, no? Sì, certo, sì, certo. Sì. Per quello che lavoriamo tutti i giorni, almeno quello deve essere sempre l'obiettivo, sempre sì. Più alto. Senti, chi è il primo, la prima tifosa di Jari Van de Putte? La persona che ti segue di più, che magari ti telefona dopo la partita, non so, mamma, papà, tuo fratello, Luana? Sarà sicuramente Luana, sì. Sarà sicuramente Luana che adesso credo che sta ascoltando. Devo prendere la possibilità di fargli più di complimenti, perché comunque anche stando in Belgio mi chiama anche sempre per come è andato anche l'allenamento, partita, quindi lei per me è molto importante, anche lei con la bambina, che mi danno quello che mi serve quando sto a casa, che non mi manca niente, che posso stare tranquillo a casa. Quindi sì, lei, Luana e la bambina sono i due tifosi più importanti per me, più vicini. Sì, mamma sì, e papà, sì. Tuo fratello? Sì, anche loro, sì, ovviamente. Sì, anche loro. Perché poi sarà anche difficile che vengano, complicato venirti a vedere poi in Italia, a parte adesso il Covid, quindi è ancora più complicato. Sì, certo, la situazione non aiuta. Ci permette, però vabbè, dai. Non aiuta. Speriamo. Senti, dopo. Siamo alle battute finali, ti chiedo ancora due cose. Una, mi collego al discorso del pubblico e della mancanza di pubblico. La notizia è che agli europei che partiranno a giugno dovrebbe esserci la possibilità a Roma intanto di aprire al pubblico, parlano del 25%, sarà una prima sperimentazione. L'augurio è che poi dalla prossima stagione si possa tornare ad avere il pubblico negli stadi. Sì, speriamo. Non saprei cosa dire su queste notizie, perché comunque non si sa mai cosa succede. Certo. Speriamo di sì, ovviamente, per il calcio in generale, speriamo per i tifosi, per i giocatori, per tutti quanti, per il calcio, che possiamo a tornare a avere un po' di pubblico nello stadio. Credo che tutti quanti sarà impossibile, il 100% certo. Del pubblico sarà un po' difficile, mi immagino, però sì, se sarebbe un 25% sarebbe già, un buon inizio in vista del prossimo campionato. Per poi arrivare al 100% del pubblico, sperando. Speriamo davvero. Senti, contratto fino al 2023, l'abbiamo detto, quindi sì. Intanto stai qui. Esatto. Mi ricordo che qualche mese fa hai fatto un'intervista che abbiamo ripreso un po' anche alcune testate locali, in una testata belga. Sì, avevi fatto un'intervista qualche mese fa in cui dicevi: un giorno tornerò, però intanto. Sì, no, certo, sì, giusto. Sì, è stato un paio di mesi fa. Sì. No, io comunque mi trovo molto bene qua, l'ho sempre detto e lo dico ancora oggi che mi trovo molto bene qua, quindi io non vedo nessun motivo per neanche pensare a un'altra cosa, un'altra avventura. La mia testa ancora è qua. Certo. Io ho un contratto fino a giugno 2023, quindi sono contentissimo, e quindi non c'è niente di avere nella testa per pensare ad altre cose. Allora, noi siamo davvero in chiusura, ringraziamo Jari, in bocca al lupo sabato. Grazie con Lecce, mi raccomando. Ci siamo già capiti, vero? Sì. Che facciamo un regalo alla squadra, alla società, ai tifosi, a tutti. Tifosi soprattutto, sì. Anche perché, ripeto, due sconfitte consecutive non si erano mai viste, quindi No. Basta così. Abbiamo basta così. Dato e quindi sì. Bene. Poi se Jari vuol fare un gol, un assist, che faccia lui nel suo repertorio calcistico. Intanto ancora in bocca meglio, al lupo, ancora bocca al lupo, grazie, bocca al lupo. Grazie di essere stato con noi, grazie a Sara Vivian per il supporto. Vi ricordo, come abbiamo detto all'inizio, che
si è chiusa l'asta per la maglia di Luca Rigoni, 500 euro, sempre iniziative che vanno in beneficenza alla OTB Foundation, che di questi tempi sta facendo molto per il Covid e non solo, e quindi è un'altra iniziativa benefica. Noi torniamo, Cesare, intanto domani sera. Sì, esatto, domani sera sei con Marco Cappello, sì, e con Corrado Ferretto, ne e poi naturalmente ne approfitto per dire che io l'ho ricordato in apertura, domani ci sarà uno spazio dedicato a Pier Mario Morosini nella puntata. Bene, fa molto piacere ricordarlo, perciò insomma anche domani sera dovete ascoltarci da parte di Cesare Viero, Luisa Nicoli e da Jari Van de Putten, che è stato davvero molto simpatico. Grazie e buona serata, state con Stella FM, radio ufficiale del Vicenza Calcio. Avete ascoltato Lane nel Cuore, direttamente da Casa Vicenza, con i nostri inviati Luisa Nicoli e Cesare Viero. Radio Stella FM, la radio ufficiale della Nerossi Vicenza.